silenzio, un silenzio speciale. Le calze erano appese al camino, l'albero era pronto in attesa dei pacchi e pacchettini per la gioia dei grandi e dei piccini. Ad un tratto dall'esterno arrivò un calpestio vattato ed un suono di campanelli. Sì, era una slitta trainata da 8 renne, guidata da un simpatico vecchietto con una lunga barba. Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, un momento difficile che vive la città, ma il Natale deve assolutamente donare speranza in un futuro migliore. Il suo pensiero e gli auguri alla collettività tarantina. Beh, io personalmente ho l'emozione grandissima di aver visto qui in casa di un artigiano, di un nostro amico, di Pino Pelicani, l'essenza del Natale, la bellezza dell'ingegno di un artigiano che ha messo a frutto la sua esperienza e il suo saper fare per creare un presepe, gli alberi di Natale, cioè una cosa bellissima. E questo lo diciamo a beneficio dei telespettatori, dopo la sua intervista e quella del presidente Lippolis ci sarà proprio uno speciale, una parte relativa a questo presepe, ma ritorniamo sulla Via Maestra. Questo dà il significato dell'importanza di un settore, quello dell'artigianato per la società italiana, indipendentemente da Taranto, e a Taranto deve rafforzarsi ancora di più e deve essere ancora più attenzionato questo settore, ciò che in questo periodo sta mancando. Tornando a Natale, ho il piacere di augurare a tutti gli artigiani, ai lavoratori, all'intero territorio della provincia di Taranto, gli auguri di un sereno Natale, di un felicissimo anno nuovo, con la fiducia che per l'anno prossimo, con l'impegno di tutti, si possa arrivare a traguardi sicuramente migliori rispetto al passato per il nostro martoriato territorio. È il momento degli auguri di ANAP, Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato Taranto, con il suo presidente Giovanni Lippolis. Presidente, un augurio alla città e in modo particolare alla categoria che lei rappresenta. Ringrazio dell'occasione, quindi io approfitto dell'occasione dell'evento del natalizio per poter esternare gli auguri della categoria della Confartigianato regionale, nella fattispecie, a tutti i nostri associati. Siamo qui in presenza di un'atmosfera natalizia e colgo nuovamente l'occasione per puntualizzare alcuni eventi che noi come artigiani pensionati abbiamo realizzato su Taranto durante il corso dell'anno. Nella fattispecie abbiamo creato la giornata della sicurezza degli anziani in collaborazione con le forze dell'ordine, con la prefettura, per la giornata della prevenzione della sicurezza degli anziani. La giornata è stata intitolata Più sicuri insieme. Insieme l'abbiamo fatto con le forze dell'ordine, con le istituzioni locali e con la collaborazione sia degli uffici postali che dell'ordine dei farmacisti.
Ecco, la vostra è un'attività preziosa perché essendo pensionati, essendo artigiani, avete davvero, conoscete davvero i segreti del mestiere e quindi una ricchezza di conoscenze da tramandare alle nuove generazioni, a quelli che saranno i nuovi artigiani. Questo può essere un augurio davvero in occasione del Santo Natale per far sì che certe capacità non così non si estinguano, ma diventino davvero eterne tramandandosi di padre in figlio, di generazione in generazione. Beh, la nostra missione è focalizzata proprio nel tramandare quella che è l'arte dell'artigiano, della manualità dell'artigiano, alle future generazioni, alle nuove generazioni. E il nostro auspicio è che le nostre diventino botteghe d'arte proprio, con la possibilità di instaurare nuove attività per le nuove forze che vogliono avvicinarsi a questo mestiere. Il Natale ha il suo fascino ed è davvero bello scoprire come il Natale, quell'atmosfera che solo la nascita di Gesù Bambino ci sa dare, si viva soprattutto nelle famiglie, quando davvero la passione e l'amore per le tradizioni spinge a realizzare presepi, ad addobbare la casa davvero al 100% in stile natalizio. Siamo qui a Massafra e ho al mio fianco Giuseppe Pellicani, che è un artigiano, fa parte di Confartigianato, lui è un manutentore, ma ha un amore e una passione enorme per la realizzazione del presepe. Le immagini penso che parleranno da sole, ora sentiremo anche il commento di Giuseppe, ma davvero un presepe semovente, a cui non manca niente, c'è una dovizia di particolari incredibile, un'attenzione certosina ha fatto sì che Giuseppe realizzasse appunto questo presepe con le varie attività presenti nel presepe e che appunto sono semoventi. Addirittura c'è una proprio una specificità perché ci sono i cambiamenti, no? Di luce durante le 24 ore che vengono rappresentate nel presepe, ma io sono un profano della materia. Giuseppe, com'è nata questa passione? Ma nulla, 7 anni fa abbiamo deciso di fare per la prima volta, perché noi facevamo solo l'albero, un piccolo presepe. Poi man mano ho iniziato a voler effettivamente fare un presepe, ma realistico, come se fosse effettivamente un villaggio vivente. Quindi ho iniziato con dei motorini, da vecchi giocattoli, a iniziare a creare dei movimenti, andare a vedere su internet se qualcosa non esisteva, lo volevo fare. E in 7 anni ho raggiunto appunto quest'anno questo livello che credo che sia quasi il massimo, ecco. Ha fatto bene a dire quasi, perché lei stesso ci ha detto che negli anni a seguire ci saranno sempre maggiori specializzazioni, maggiori proprio particolari semoventi. Io ho anche detto che è davvero un peccato poi dopo l'Epifania smontarlo, io lo terrei fisso in casa perché oltre che è una faticaccia ovviamente montarlo e smontarlo, però è una cosa così bella che merita di essere vista 365 giorni all'anno. D'altronde a Napoli
parlo dei presepi viventi, e lì quando parliamo di San Gregorio Armeno, lì sono in esposizione 365 giorni all'anno. Certo, cioè, se potevo sì. Però le dici, io ho casa. La cucina, devo anche il salotto, devo anche... Però avendo la passione, diciamo quest'anno ci sono stati 58 giorni circa di preparazione, non mi pesa perché è un qualcosa di bello e ogni anno bisogna cambiare. Bene, Giuseppe, il modo migliore per salutare il Natale, per festeggiare il Natale da artigiano, perché questa è la prova provata dello spirito artigianale che permea la sua attività. Lei, dicevo, nella vita fa il manutentore di impianti, quindi è tutt'altra attività, ma, sì, certo. Ecco, ma quella passione, proprio quell'essere artigiano, si è artigiani sempre, per tutta la vita. Però la cosa bella è che nel presepe ci sono anche dei pezzi di caldaie, proprio per sì. Quindi. E quindi io... Ecco, mi sono collegato al mio mestiere, tra l'altro. Anche se all'epoca le caldaie non c'erano. All'epoca non c'erano, però ecco. Abbiamo lo rivisitiamo in versione moderna. Infatti ho messo anche parecchie cose del presente e del passato, perché piace fare così. Ringrazio voi per aver, per essere venuti a visitare la mia opera d'arte. Un'opera d'arte. Con l'opera d'arte. Auguro a tutti tanti auguri e sono invitati tutti i miei amici, gli iscritti al Confartigianato, a visitare questo presepe. Mi fa molto piacere. Tanti auguri e buon Natale. Grazie, grazie.